Attentati di Bruxelles nel cuore dell'Unione Europea deprimono il clima dei mercati azionari. L'indice FTSE MIB ha aperto al ribasso e ha rotto il doppio supporto dinamico costituito dalla base del canale rialzista in essere dai minimi di febbraio e la media mobile a 14 giorni. In area 18.486 punti. Una conferma in chiusura di seduta di queste rotture darebbe un segnale negativo e porterebbe l'indice in direzione di quota 18.000 punti in prima battuta e 17.730 successivamente. Il recupero della base del canale appare quindi fondamentale per evitare un deterioramento dello scenario, mentre si allontana la possibilità di nuovi impulsi al rialzo, legata in primo luogo al recupero della soglia dei 19.000 punti. Con l'apertura odierna il titolo Mediobanca conferma la caduta del canale rialzista tracciabile dai minimi dell'11 febbraio risalente a giovedì scorso, con pullback effettuato venerdì. Il movimento ha portato alla violazione anche di altri supporti, tutti facenti riferimento all'area 6,88-6,80 euro. Si tratta delle medie mobili a 14 e a 55 giorni e delle resistenze a 6,89 euro. La strada al ribasso appare ora aperta a discese sui minimi dell'8 marzo a 6,315 euro in prima battuta e successivamente verso 5,88-5,90 euro. I segnali negativi emersi nel corso delle ultime sedute rientrerebbero sul recupero di area 6,90 euro. Anche se solo al di sopra di quota 7 lo scenario di breve termine tornerebbe positivo. Accompagnato da una trendline ribassista che dai massimi del 3 e del 30 dicembre 2015 transita a 50,25 euro, il titolo Luxottica si ritrova oggi a mettere in discussione l'importante supporto statico di area 48 euro. Luxottica ha già recentemente testato il 9 febbraio e il 4 marzo questo supporto. Una caduta, che dovrebbe trovare conferma in chiusura di seduta, darebbe un segnale negativo in grado di proporre obiettivi a 44,35 euro e 42 euro successivamente, livelli risalenti allo scorso dicembre. Il pericolo verrebbe allontanato, almeno temporaneamente, sul recupero della media mobile a 14 giorni, attualmente a 49,46 euro, anche se sarebbe solo con una rottura al rialzo della linea di tendenza descritta, che Luxottica aprirebbe le porte a estensioni long.